Un idrovolante è un velivolo che, munito di particolari dispositivi galleggianti o grazie alla forma della fusoliera, è in grado di effettuare decolli e ammaraggi su superfici d'acqua libere o in strutture appositamente attrezzate come gli idroscali o gli idroporti. Esistono diverse tipologie di idrovolanti, ma i più diffusi sono l'idrovolante a galleggianti o scarponi, che lo sopraelevano dalla superficie acquatica, e l'idrovolante a scafo centrale, dove il galleggiamento è fornito dalla stessa fusoliera, che si comporta come lo scafo di un'imbarcazione. Leonardo da Vinci fu il primo a far notare che le prove delle macchine volanti sarebbero state più sicure se effettuate partendo dall'acqua, e a questo principio si ispirarono molti pionieri dell'idroaviazione. Le macchine che atterravano o decollavano dall'acqua erano per lo più libratori, cioè aeromobili trainati da motoscafi o in volo planato, che atterravano su superfici d'acqua. Famoso il tentativo del tedesco William Kress, che dal 1877 al 1903 sperimentò una macchina volante con un motore di scarsa potenza. Il primo volo controllato e con un pilota di idroplano, sebbene privo di motore, fu effettuato dal progettista francese e pilota Gabriel Voisin nel 1905 sulla Senna. Si trattò di un volo trainato di 600 metri con il velivolo che raggiunse l'altezza di 15,20 metri. Il primo volo autonomo di un idrovolante fu compiuto dal francese Louis Palouin nel 1910 con un monoplano ideato da Henri Fabre. L'aereo, battezzato Le Canard, era dotato di un motore da 50 cavalli ad elica spingente con tre galleggianti e decollò dall'acqua per la prima volta per compiere un volo di 550 metri. Il secondo giorno di volo coprì una distanza di 6 km, ma il prototipo subì gravi danni. Il primo idrovolante sufficientemente affidabile fu realizzato e pilotato da Mario Calderara, il primo pilota brevettato italiano della storia, e volò per la prima volta nel 1912 nel Golfo della Spezia. Il contributo maggiore alla progettazione degli idrovolanti fu dato però dal pioniere dell'aeronautica statunitense Glenn Curtis. Dopo un prototipo che nel 1908 non riuscì a prendere il volo, nel 1911 ritentò con un altro velivolo, con un galleggiante centrale sotto le ali e uno più piccolo in coda. Grazie al successo dell'impresa, Curtis realizzò il Triad, il primo aereo anfibio, ossia un velivolo in grado di operare sia d'acqua che da terra, e poi iniziò a occuparsi di idrovolanti a scafo. Nel periodo che va tra le due guerre mondiali, l'idrovolante sembrava destinato a prendere il sopravvento sugli aerei terrestri, ma con lo sviluppo tecnologico portato dalla Seconda Guerra Mondiale, gli aerei si presero la rivincita sui loro contemporanei. L'unico idroscalo tuttora operativo in Italia è l'idroscalo internazionale di Como, gestito dall'Aero Club Como. Fondato nel 1930 e intitolato a Giuseppe Ghislanzoni, pioniere dell'aviazione, medaglia d'argento al valor militare, l'Aero Club Como dispone di una flotta con le versioni idrovolanti di aerei come il Cessna 172 e il Piper PA-18, ma possiede anche un Lake Buccaneer e un Cessna 172 XP. Sempre a Como, ha sede anche l'unica scuola di volo per idrovolanti in Italia e in Europa. Se negli ultimi anni del XX secolo gli utilizzi militari degli idrovolanti si sono relegati solo al pattugliamento antisommergibile, ricerca e salvataggio e lotta aerea antincendio, nel periodo tra le due guerre mondiali gli idrovolanti militari ricoprivano tutte le specializzazioni di un velivolo, come caccia, bombardiere, ricognizione e trasporto. Per la ricognizione aerea e il bombardamento si distingueva tra idroricognitori B triposto, armati di mitragliatrici in postazione fissa da un piccolo carico di bombe, e idrovolanti plurimpiego plurimotori, che affiancavano la capacità di ricognizione a lungo raggio il trasporto di carichi bellici per il bombardamento, come lo statunitense Consolidated Catalina, il britannico Short Sunderland, il tedesco Blohm & Voss, l'italiano Cantairone e il giapponese Kawanishi H8K. Gli idrocaccia videro la loro maggiore diffusione durante la Prima Guerra Mondiale, come il Macchi L2, copia italiana dell'austriaco Loner L40, ma con il Secondo Conflitto Mondiale tramontarono in fretta. Al termine della guerra, i velivoli che avevano operato come ricognitori e bombardieri vennero destinati principalmente al trasporto, come il Convair Tradewind. Un altro impiego fondamentale dei velivoli anfibi è la lotta antincendio. Oggi la Canadair non è più l'unica a offrire bombardieri ad acqua, ma anche la russa Beriev ha messo in produzione il Beriev BE-200 come antincendio, e un altro idrovolante antincendio è il Fireboss 802, monoposto in grado di portare 3.500 litri. Anche nell'uso militare gli idrovolanti hanno perso importanza. Gli Stati Uniti tolsero dal servizio il loro ultimo grande idrovolante, il Martin P5 Marlin, già nel 1966, mentre il Grumman Albatros rimase in servizio fino alla fine degli anni 70. Il Grumman Albatros diventò anche l'ultimo idrovolante dell'aeronautica militare, utilizzato fino al 78, anno del suo trasferimento al Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Ma c'è un idrovolante che rimarrà per sempre nel cuore e nelle menti di noi italiani, ovvero quello della pubblicità andata in onda nel 2005, che permette al protagonista dello spot di recuperare un antico vaso.